Buongiorno, buongiorno, oggi è martedì 4 agosto, nuova rassegna stampa di Video 33, nuovo appuntamento quindi con la nostra informazione, cielo sereno su gran parte del territorio altoatesino. Attenzione, nel pomeriggio sono previsti temporali che potranno proseguire fino a tarda sera. Mohamed Al-Masmoudi in regia, col solito diamo un'occhiata alle aperture dei quotidiani che troviamo oggi in edicola. Il Corriere dell'Alto Adige, Spagnoli, Unione, alta tensione, i commercianti dicono via Alto Adige, ci vuole spazio per gli imprenditori locali, il sindaco risponde, deve decidere. Benco, la cronaca cura del quotidiano Alto Adige. I bambini possono attendere asili. Caos sul tempo prolungato. È scaricabarile tra comune e provincia. La cronaca cura del quotidiano in lingua tedesca Dolomiten. Il cambio ai vari vertici dell'Istituto per l'edilizia agevolata LIPES di Bolzano. Una fotonotizia in prima pagina per raccontare come cambia la fauna in Alto Adige e sempre più animali esotici presenti sul nostro territorio. La cronaca in lingua tedesca ancora con il quotidiano Tageszeitung. La battaglia tra i contadini dell'Alpe di Siusi e l'amministrazione pubblica, in primo luogo la provincia, riguardo alcuni ambiti di rispetto dell'ambiente in questo angolo dell'Alto Adige, soprattutto per quanto riguarda anche lo smaltimento del letame. La cronaca a livello nazionale ed internazionale con il Corriere della Sera. La frenata sulla concorrenza, slitta la legge sulle liberalizzazioni. Oggi il nuovo CDA Rai, ecco i favoriti. Mondiali di nuoto, una gara da brividi, il coraggio di tuffarsi da 27 metri davanti al Cremlino di Kazan, patrimonio UNESCO. C'è un gruppo di umani che si butta in acqua dal nono piano, la nuova specialità è ancora. Moschea Milano, l'asta diventa un caso. La cronaca a cura del Sole 24 Ore, Atene, la borsa riapre e cade, le banche perdono il 30%, non c'è impatto sugli altri mercati europei, infatti Milano ha chiuso con un più 0,75%. Torniamo alla cronaca dalla provincia di Bolzano con il quotidiano Alto Adige, il dettaglio come sempre della prima pagina, poi vedremo alcune notizie all'interno, ci si occupa anche di pensioni, 20 milioni di euro in arrivo per 42.000 altoatesini, si parla dei famosi arretrati che il governo deve pagare. Don Bosco, il grillino prende la telecamera, De Piccoli, presidente di Don Bosco, destina il gettone alla telecamera per filmare le sedute. Il papà di Ötzi lascia la mummia, l'anatomopatologo Egarter in pensione, arriva Teschl. Sasa assume 15 nuovi autisti, buone notizie in questi periodi di crisi. Dopodomani il consiglio di amministrazione della Sasa aprirà ad un nuovo concorso graduatoria con la prospettiva di almeno 15 assunzioni. L'azienda cresce e chiede un intervento della provincia per la realizzazione di un servizio in-house. Sindaci preoccupati per le detrazioni, si parla di IMI e poi le fiamme dal frigorifero, una casa distrutta a Laives, vedremo tra poco cos'è accaduto. Contro i progetti del comune, Brunico, l'ex campo da calcio difeso da residenti. E ancora per il torneo di tennis di Bolzano si parte a ritmo di samba. Dopo il caso Cocoricò, la famosa discoteca della Riviera, chiusa per più mesi causa spaccio di droga, i gestori dicono servirebbero agenti in borghese anche in provincia di Bolzano e pattuglie in divisa all'esterno. Infine una storia, tutta la legge, la pagina 33, l'ex barista adesso fa il musicista a Zanzibar, protagonista Christian Meloni. Andiamo allora nel dettaglio di alcune notizie. Un nuovo papà per Ötzi e Garter lascia a Peschel. L'anatomopatologo curerà la mummia del Similano fino all'agosto del prossimo anno. Io ero interessato alla sua morte violenta. Oggi la ricerca guarda soprattutto alle patologie del nostro antenato. Andiamo a vedere purtroppo a Laives l'incendio che ha distrutto un appartamento, il frigo sprigiona fiamme, alloggio distrutto a Pineta, il rogo si è sviluppato in cucina e nel locale accanto. In casa fortunatamente non c'era nessuno, fondamentale il rapido intervento di 25 vigili del fuoco volontari di Laives. Come detto, grande spavento, tutto fortunatamente si è risolto con danni materiali. Lasciamo l'Alto Adige e passiamo al Corriere dell'Alto Adige. Come sempre, la prima pagina e poi vedremo il dettaglio di alcune notizie. Abbiamo visto ancora problemi per la Giunta Spagnoli, questa volta si parla di urbanistica, ci si occupa di banche, l'inchiesta della Procura, tasse evase, Tiroler Sparkasse paga 1,5 milioni di euro. Appalti snelli, in vigore le nuove regole. E ancora innovazione, il Galles accoglie Leitner, onda artificiale per surf.
creata questa nuova struttura grazie alle tecnologie dei trasporti a fune. Partito Democratico, dipendenti in cassa integrazione, oltre 70.000 euro di debiti. Il tesoriere Cavallo dice: abbiamo evitato scelte traumatiche. Andiamo allora a vedere il dettaglio per quanto riguarda la fusione tra Sele e Azienda Energetica. Fusione nel mirino, si rischia il caos, Balzarini e Casolari dicono indispensabile andare in consiglio comunale, interviene anche la Dinser per la città di Bolzano, cerchiamo di evitare questo passaggio. Sempre per la cronaca, l'innovazione, l'eccellenza, ancora una volta altoatesine, oltre ai confini provinciali e nazionali, Leitner inaugura il surf park gallese, onde artificiali con la tecnologia degli impianti a fune, il numero uno di Leitner, Seber, c'è massimo rispetto per l'ambiente. 12 milioni di sterline è il costo di questa nuova struttura in Galles, 75.000 visitatori annui previsti e sono 705 milioni di euro per quanto riguarda il fatturato 2014 raggiunto dal gruppo Leitner. Andiamo a vedere rapidamente la cronaca in lingua tedesca, a cura del quotidiano Dolomiten, ci si occupa, abbiamo visto, del cambio per alcuni vertici dell'IPES, ci si occupa all'interno delle novità per quanto riguarda la cura di Ozi, sappiamo fino al 2016 continuerà il suo lavoro Eduard Gardenfiegel per poi passare le consegne al nuovo responsabile Oliver Peschel, sempre per quanto riguarda la cronaca, sempre della prima pagina, come cambia la fauna in provincia di Bolzano con gli animali esotici presenti nei nostri giardini e anche nelle nostre vallate. Una foto più che eloquente per ricordare che è in atto la seconda ondata di calore in provincia di Bolzano, si andrà avanti così fino a sabato e domenica. L'economia con le mele ancora una volta protagoniste per quanto riguarda soprattutto il mercato dell'export. E sempre per la cronaca cura del quotidiano in lingua tedesca, andiamo a vedere quello che accade nelle vallate ladine, soprattutto in Val Gardena con il turismo protagonista, si guarda con interesse alle nuove sfide future. E ancora i profughi, nuove iniziative, nuove strutture nella zona di Merano per accogliere queste persone che scappano dalla guerra e dalla fame. Chiudiamo con brutte notizie che arrivano dalla zona di Termeno, moria di pesci e non solo, lungo alcuni canali di irrigazione interviene il sindaco, sono stati già avviati gli accertamenti. È tutto come sempre, io vi ringrazio, vi ricordo che ci fermiamo qualche istante, poi andiamo insieme a vedere che tempo farà nelle prossime ore. Un bel giorno la leggerezza trovò casa e nacque un'idea da maestri. Liberamente, per sentirti leggera come una farfalla. Come il buon cotto di alta qualità, privato del grasso. E la mortadella di pollo, squisitamente leggera. E con tanto gusto. Scegli liberamente, liberi di essere leggeri. Liberamente di Casa Modena, maestri nei salumi. Come prima immagine andiamo a vedere quello che accade questa mattina, alcuni minuti dopo le 6.30, sulla zona di Bressanone, vedete la conca che ospita la città vescovile, alcune nuvole all'orizzonte. Ci spostiamo come nostra abitudine all'imbocco della Val Venosta, siamo come sempre alle porte dell'abitato di Foresta e diamo un'occhiata anche in direzione della città del Passirio. Io vi ricordo che grazie alla collaborazione con gli esperti meteo della provincia possiamo dare un'occhiata alle immagini che arrivano dal satellite, immagini che ci confermano quanto detto in apertura della nostra rassegna stampa, cielo sereno, assenza di nuvole, attenzione, sviluppo di possibili temporali, classici temporali di calore nel corso del pomeriggio e nella tarda serata. Andiamo a vedere adesso con la grafica quello che ci attende nel dettaglio sia per questa mattina sia nel pomeriggio, con un particolare occhio di riguardo alle temperature massime intorno ai 34-35 gradi tra Merano e Bolzano, temperature
tutte superiori ai 30 gradi, escluso Vipiteno, dove avremo 28 gradi. Io vi ricordo, come sempre, che gli aggiornamenti sono a vostra disposizione su Facebook, Alto Adige Meteo, e all'interno del nostro sito internet, nella sezione riservata alla Mediateca Online. Anche oggi alcuni appuntamenti da non perdere, sia per la giornata di oggi, palcoscenico al lago a Caldaro e martedì lungo a Merano. Domani i Mainfeld in concerto nell'ambito del Forst 1857 Ape Tour. I Mainfeld si esibiranno a Degna. Sempre il 5 di agosto, una sera d'estate a Merano, Piazza delle Terme, questo è l'appuntamento, e il giorno dopo, il 6 di agosto, giovedì lunghi a Lana. Io vi ricordo che per rimanere informati e aggiornati 24 ore su 24 vi è sufficiente consultare il nostro sito di All News, www.goinfo.it. A questo punto, come sempre, io vi ringrazio per aver scelto ancora una volta l'informazione di Video 33 e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Non dimenticate, alle ore 13 e alle ore 19, le nuove edizioni dei nostri telegiornali. Ariete, chiudi casa e vai in vacanza. Quale momento migliore per partire se non oggi stesso? Prendi e vai. Toro, in amore, se c'è, ti sentirai un po' causa del tuo stesso male, sempre più impegnato e preso da qualsiasi cosa che non sia il partner. Ridai la giusta priorità alle cose. Gemelli, qualcosa nel tuo profondo non ti dà la serenità che vorresti. Conflitti amorosi e professionali, piccoli screzi e malcontento. Cancro, innamorato ma non troppo, tra le lenzuola e amore, fuori dalle lenzuola è quasi completa incompatibilità. Che si fa? Preoccupati solo di essere felice. Leone, amante insaziabile e instancabile, hai bisogno che il partner ti coccoli e si prenda cura di te. Vergine, sotto l'ombrellone possono nascere sinergie e incontri che mai potresti immaginare. Giove ci metterà lo zampino ed ecco che vedrai nuove prospettive professionali all'orizzonte. Bilancia, ci sono parole che possono fare molto ma molto male. Tieni a bada le manie di grandezza e di precisione. Scorpione, grande passione e desiderio, peccato che tanti metteranno seriamente a rischio la propria fedeltà e il rapporto con il partner. Sagittario, il tuo corpo è in vacanza ma la tua mente è al lavoro. Urano ti farà giocare d'astuzia. Capricorno, concentrati sugli affetti. Le vacanze servono anche a dedicare tempo alle persone e alle cose trascurate a causa del lavoro. Acquario, gli imprevisti accadono, ma non farti togliere il sorriso e ricorda, tu stai per andare in vacanza. Pesci, prima di partire per un lungo viaggio, fai le pulizie dentro e fuori di te, chiarisci i tuoi sentimenti, sistema le faccende lavorative e solo così potrai partire tranquillo.